Le sale scommesse da gioco nella città di Napoli devono restare chiuse dalle ore 12 alle ore 18. È una delle previsioni adottate dal regolamento sale da gioco e giochi leciti approvato dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 2015, che ha modificato la disciplina comunale delle sale giochi autorizzate. Fra le altre regole, i locali devono avere il nulla osta per l'impatto acustico e devono rispettare i criteri di sorvegliabilità. Dopo la prima multa di 500 euro con segnalazione in prefettura, alla seconda violazione scatta la sospensione della licenza, mentre con due sospensioni nell'anno solare la licenza viene revocata. Per controllare il rispetto delle nuove regole, la Polizia Municipale di Napoli oggi ha compiuto una vasta operazione coordinata dal capitano Gaetano Frattini e dal reparto del capitano Sabina Pagnano, recandosi in numerose sale da gioco e centri scommesse in cui sono state riscontrate diverse irregolarità, che hanno portato a verbalizzare 9 titolari che non ottemperavano all'obbligo di chiusura dalle 12 alle 18, soprattutto in prossimità di scuole ed università. Da via San Sebastiano al corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, via Nuova Marina, via Foria e nella zona di piazza Garibaldi, mentre in piazza Mancini è stato sequestrato un locale autorizzato per sala giochi che in realtà era un vero e proprio centro di scommesse sprovvisto di ogni autorizzazione, compresa quella del testo unico di pubblica sicurezza, ed il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria. Intesa col comandante, in alcuni giorni della settimana lui ha intenzione di dedicare delle forze proprio al controllo di questo rispetto di questo regolamento. La cosa che ci ha fatto una cosa strana, quando siamo entrati in queste sale bingo, dove c'erano molti giocatori intenti al gioco, invece di inveire, anzi hanno detto vicino a noi potevate arrivare un poco prima, quindi questo dimostra che il gioco è proprio una malattia. Loro cercano di essere aiutati anche in questo.